La terapia dell'acromegalia sta subendo delle modificazioni volte a una sua cura sempre più efficace. Se ne è parlato qui a Brescia nella seconda edizione del QEM, il Clinical Update in Endocrinologia e Metabolismo. Facciamo il punto su questi temi, quindi proprio sulla terapia, con la professoressa De Marinis dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Allora, professoressa, lei qui nella sua relazione ha passato un po' in rassegna tutte le terapie, raccontando appunto ciò che si fa già da tempo, che è consolidato, e anche un po' le novità. Allora, rimanendo sul consolidato, lei ha parlato del ruolo importante degli analoghi della somatostatina. Quali sono questi farmaci? Come vanno usati? Allora, i farmaci noi li utilizziamo ormai da più di 10 anni, e sono l'octreotide e l'areotide, e vengono utilizzati per questo tipo di patologia, come sa, abbastanza rara, e hanno dato degli ottimi risultati, tanto che più del 60% dei pazienti possono essere trattati bene con questi farmaci, e noi diciamo controllati, se non addirittura guariti nel tempo. Sono patologie croniche, vanno prese a vita, vanno prese ciclicamente, qual è lo schema di utilizzo, e soprattutto sono uguali questi farmaci, oppure a seconda di certe condizioni del paziente c'è da preferire uno o l'altro? Gli studi condotti da vari autori, anche in review molto importanti, hanno fatto vedere che i due farmaci grosso modo si equivalgono, e chiaramente non c'è una posologia e una durata per tutti, ma la terapia anche in questo caso è personalizzata e richiede un endocrinologo esperto. Ecco, il secondo punto che le ha toccato è quello del ruolo dei farmaci dopaminergici, che in passato erano l'unico presidio, oggi continuano ad avere un ruolo, ma utilizzati in maniera un po' diversa. In quale modo, professoressa? Esattamente, il loro ruolo è quello di associazione, quindi sia con gli analoghi della somatostatina, quando il controllo non è completo, e con questo vecchio farmaco si riduce ulteriormente la fascia dei pazienti non controllati, per cui è un ottimo presidio associarlo nei pazienti non controllati completamente. Probabilmente avranno ancora altri ruoli associati a farmaci più nuovi. Bene, entriamo proprio appunto nel campo delle novità. Quali sono in termini generali, professoressa? Beh, delle novità, non proprio delle novità, ma sono dei farmaci che noi utilizziamo bene negli ultimi 8-9 anni. Il Pevvisomant, che è un antagonista recettoriale per l'ormone GH, questo è un farmaco effettivamente molto utile nel controllare il resto dei pazienti, quindi dico circa il 30-35% non controllato dagli analoghi. Il grande problema è come darlo, e si è visto che è molto importante personalizzare la terapia. E un altro problema è in associazione o da solo, in associazione con gli analoghi. Personalizzare la terapia sulla base di quali parametri, professoressa? E la personalizzazione è soprattutto sulla conoscenza del tumore, quindi è molto importante nella maggioranza dei casi di questi pazienti se noi abbiamo il pezzo operatorio, per cui è sempre importante quella vecchia raccomandazione che il paziente acromegalico deve essere prima operato. Poi, se non è guarito con l'intervento, andare alla terapia medica. La terapia medica verrà personalizzata in base a quello che è il tumore e alle consapevolezze e le conoscenze terapeutiche del medico. C'è un altro farmaco che si sta studiando, che si sta approfondendo in questo ambito, che viene già utilizzato in altri casi, ma appunto nell'acromegalia gli studi sono ancora in corso, che è la pasireotide. Ce ne può parlare, professoressa? Sì, noi già utilizziamo, per quanto riguarda un altro tipo di patologia, che è il morbo di Cushing. Per quanto riguarda l'acromegalia sono in corso degli studi che stanno dando delle buone risposte. Io penso personalmente che avrà un grande ruolo, soprattutto in quella serie di pazienti che noi chiamiamo parzialmente controllati, per cui si potrà shiftare dall'analogo classico a questo analogo, che è importante perché è totipotente, ossia riguarda tutti i recettori della somatostatina. Ultima cosa, professoressa, lei ha parlato anche, ha accennato appunto anche a uno studio che valuta dosi più elevate degli analoghi della somatostatina. Perché valutare questi dosaggi più elevati? Quali sono i dati preliminari? Abbiamo già dei dati condotti proprio in associazione con molte scuole italiane guidate dalla scuola di Brescia del professor Giustina, dove si è visto che l'analogo dato in dosi più grandi, più che con più frequenza, riesce a normalizzare ancora una fetta di quei pazienti non controllati, per cui è importante forse aumentare anche il dosaggio. Fino a quando? Fino a quale dose, professoressa? I dosaggi variano, dipende dal tipo dell'analogo, per cui si arriverà ai 180 per quanto riguarda l'areotide, ai 60 per quanto riguarda invece l'octreotide.
chiaramente ogni 21 o 28 giorni. Ecco, professoressa, per concludere, quali sono i risultati che si possono ottenere oggi con la terapia medica, appunto con gli avanzamenti che ci sono stati? Guardi, sono dei risultati sorprendenti, abbiamo una piccola, veramente piccola quota di pazienti che non risponde a nulla, per questi c'è ancora un altro farmaco, utilizzato già dagli oncologi neurochirurghi, che è la temozolomide, che in questo caso viene invece usata in associazione o meno alla radioterapia anche nei tumori resistenti ipofisari. Però l'esperienza per quanto riguarda la comegalia è ancora molto piccola in tutto il mondo.